1943-1944, lungo la linea Gustav. Resistenza alla guerra, resistenza per la pace. Ragazzi e ragazze, raccontateci la storia. E questo è il titolo del progetto promosso dallo SPI CGIL Abruzzo Molise e dall'Associazione Il Sentiero della Libertà, giunto alla sua terza edizione. Studenti e docenti si sono cimentati in una ricerca finalizzata alla conservazione della memoria degli avvenimenti della Seconda Guerra Mondiale. Nella sala consiliare del comune di Roccaraso si è svolto un incontro pubblico per la presentazione dei risultati. Una scelta che per noi è molto importante, quella di Roccaraso, perché voi sapete che qui proprio a pochi passi da noi, c'è la frazione di Pietransieri. E a Pietransieri si è consumata una delle stragi più terribili dopo 8 settembre del 43. Sono morte 125 persone, sono morti tanti bambini piccolissimi, tante donne, tanti anziani, sono morti sotto la violenza di un gruppo di nazisti che hanno messo fuoco dei casolari in campagna dove si erano rifugiate queste persone. Trovate queste storie su tanti libri, le trovate anche su quel bell'atlante delle stragi naziste, che anche online, dove c'è il ricordo di tanti episodi di quella terra bruciata che si è consumata dopo l'8 settembre del 43 proprio tra queste montagne, venendo da Lanciano, attraversato la Maiella, quindi ho attraversato i luoghi dove sono nate le bande partigiane che hanno dato vita alla Brigata Maiella, dove si conclude il nostro sentiero della libertà, insomma, dove, come dicevo, sono avvenuti tanti fatti, tanti accadimenti che molti di voi hanno poi studiato e raccontato. Questo progetto nasce con questo intento, quello di far conoscere meglio la storia del passato, di far capire l'importanza della ricerca storica, della ricerca che si fa sul campo, che avete fatto voi, poi vedremo insieme i vostri lavori che credo siano rappresentino un bel risultato per tutti noi, per chi ha condotto questi lavori nelle scuole, ma anche per noi che ci siamo un po', come dire, intestarditi a voler andare avanti con questo progetto. Come SPI, insieme all'Associazione del Sentiero della Libertà, organizza da anni questa iniziativa che coinvolgono le scuole, gli istituti superiori, quest'anno ce ne sono 5, e possiamo dire che è una delle iniziative che coinvolge i giovani nella ricerca storica di quello che è successo durante la guerra qui e per evitare che tutto quanto questo si ripercuota e si ripeta, e anche se purtroppo le stesse cose per alcuni aspetti assistiamo oggi, cioè per esempio la superficialità con cui si affronta il tema della guerra, il modo come si cerca di conquistare degli spazi di territorio attraverso la guerra e la rinuncia alla possibilità di costruire invece un mondo pacifico, dei diritti, del rispetto delle persone, quello che era contenuto nel famoso manifesto di Ventotene di Spinelli. Quindi per noi è una iniziativa molto importante perché coinvolge i giovani e soprattutto è un elemento di memoria fondamentale per il futuro e il progresso. Presenti numerose scolaresche del circondario? Sì, ci sono scuole da Isernia, da Lanciano, da Casoli, da Villa Santa Maria, da Castel di Sangro. Sono tutte scuole, diciamo, che coinvolgono gli ultimi anni degli istituti, un quinto, e a cui noi daremo poi alla fine un attestato per la loro partecipazione a questa ricerca che presenteranno adesso. Questa manifestazione si svolge in un periodo in cui purtroppo la guerra è predominante a livello mondiale. Eh sì, purtroppo sì, ma noi dobbiamo rafforzare le ragioni della pace, del dialogo, del confronto, della tolleranza, che è esattamente il contrario di quello della guerra. Quindi noi ci batteremo e facciamo questo lavoro di memoria insieme ai giovani per far scrivere a loro, approfondire che cosa è successo qui e affinché questo non si ripeta ulteriormente. È una festa delle giovani generazioni che incontrano la storia, la memoria e che incontrano la pace.
abbiamo invitato istituti superiori di scuola superiore e hanno risposto 5 istituti. Il Marchitelli, l'alberghiero di Villa Santa Maria, il De Titta Fermi, l'istituto superiore di Lanciano col suo liceo linguistico e il liceo scienze umane, il Fermi Mattei di Isernia, che è un istituto tecnologico professionale, l'Algeri Marino di Casoli, il liceo scientifico, che ha qui un'intera classe. Sono 144 studenti e studentesse e tra l'altro li vedo contenti stamattina, quindi vuol dire che bene facciamo a promuovere questi progetti e anche a farli lavorare insieme. Un ringraziamento profondo va ai dirigenti scolastici e ancora di più ai docenti che hanno coordinato i ragazzi e che sono qui presenti oggi anche loro docenti. L'obiettivo di questa manifestazione? L'obiettivo è affermare che la memoria serve per interpretare il futuro e che le guerre non fanno bene a nessuno e non fanno bene tra l'altro ai più deboli e a coloro che hanno più bisogno d'aiuto. Le guerre non fanno bene, non sono utili. Continua la nostra collaborazione con lo SPI-CGL, Associazione Sentiero della Libertà e SPI-CGL Abruzzo e Molise. Continua lavorando soprattutto con i giovani, con le scuole, con i docenti e gli studenti, promuovendo la ricerca storica su quello che è accaduto tanti anni fa, in particolar modo dopo l'8 settembre del 43, sulla occupazione dell'Abruzzo da parte dei tedeschi, sulla guerra, sulla terra bruciata e sulla resistenza che diciamo ha avuto in Abruzzo i suoi aspetti anche principali, resistenza armata, resistenza civile, umanitaria, quello che è accaduto in queste terre. Siamo a Roccaraso e non possiamo dimenticare quello che la strage, l'eccidio di Pietranzieri che si è consumato proprio poco lontano da questa sala dove noi ci troviamo. Promuoviamo questa ricerca storica perché riteniamo che la conoscenza, che la storia siano necessarie per capire il presente e per costruire un futuro diverso, un futuro di pace, dove ci sia dialogo, ci sia ascolto, ci sia incontro tra le persone e tra i popoli. E i ragazzi hanno prodotto dei lavori molto interessanti, facendo ricerca sul campo, riscoprendo anche delle storie poco conosciute del proprio territorio. A noi questo interessava e facendo anche dei parallelismi con l'oggi, appunto con la necessità di costruire insieme la pace. Partire oggi per concludere questo grande lavoro delle scuole che hanno partecipato è un vero onore per Roccaraso e per tutto il territorio dell'Alto Sangro, che è stato, come sappiamo, davvero devastato dalla Seconda Guerra Mondiale con la linea Gustav. Roccaraso è medaglia d'oro al valor civile per la strage dei Limmari di Pietranzieri, quindi il luogo che lo SPI e il CGL hanno scelto è un luogo che parla, sono pietre che parlano, paesi che parlano e ragazzi che continuano a parlare di quelle storie, e questo è davvero importante. La partecipazione è nutrita, ci sono tanti studenti. Sono tantissimi gli studenti, la sala è gremita, noi ci accingiamo a vedere i loro prodotti, come hanno elaborato quelle storie di quei tempi, e siamo davvero orgogliosi che questi giovani si leghino alle loro radici e si proiettino nel futuro, in un futuro di pace, che è quello che auspichiamo tutti in questo particolare momento. L'obiettivo di queste manifestazioni? L'obiettivo è proprio quello di risvegliarsi, di pensare che la storia può ripetersi e collaborare tutti insieme, ciascuno con le proprie possibilità, perché si costruisca un mondo di pace, un mondo che guardi l'altro sempre con la curiosità di poterlo conoscere, di poterlo apprezzare e di poterlo far entrare a far parte della propria storia. È una manifestazione importante perché coglie, diciamo, la necessità di recuperare la memoria su una vicenda
decisiva per la costruzione dei fondamenti dell'identità repubblicana, non so come dirlo in un altro modo. La linea Gustav materializza la scissura profonda nella storia del paese, quell'8 settembre dove l'Italia smette di esistere, ma dove inizia anche un'altra storia e appunto è la fonte stessa poi di quei valori che verranno incarnati dalla Carta Costituzionale. Non è cosa di poco conto, il compito della mia generazione è provare a trasmetterla a quella successiva. Questa credo che sia, diciamo, questo credo sia il significato più forte e più profondo della giornata di oggi. Fa bene al cuore vedere tanti giovani che sono presenti in aula, che hanno costruito i loro prodotti, che ce li mostreranno. È una speranza per il futuro, di fronte alla smemoratezza della nostra quotidianità, che sembra vivere tutto in un eterno presente dove si può dire tutto al contrario di tutto, negando il passato, i crimini, le nefandezze, ma anche le grandi cose che ci hanno condotto al nostro attuale presente. Di fronte a questa platea c'è ancora la voglia di sperare, non di disperare. Per l'appunto. Il tema vale per tutte le età, ma ha un valore particolare perché è stato realizzato un percorso con ragazzi e ragazze di scuole medie e superiori, e quindi stiamo valorizzando il futuro, e da questo punto di vista penso che sia una valorizzazione della democrazia. Avere conoscenza, ricercare quello che è successo nel passato per avere qualche elemento in più per affrontare un futuro che a dir poco è incerto, se queste cose le mettiamo a disposizione dei ragazzi e delle ragazze, ma non in senso didascalico né pedagogico, ma come ricerca, come conoscenza, dove loro stessi si possono fare la conoscenza nel ricercare, nell'approfondire, noi abbiamo risolto un bel punto della democrazia nel nostro paese. L'obiettivo è far conoscere ai ragazzi ciò che è stato, perché non si deve ripetere, è una frase banale, però è la verità. Io cerco di far capire ai miei studenti che questa esperienza ci ha cambiato completamente, la nostra identità è un'altra dopo questa guerra, dopo questa linea Gustav. Ho portato qui due quinte che tra pochi giorni la scuola è finita, quindi non li vedrò più, spero di lasciare in loro un'esperienza importante per il loro viaggio, per la loro vita. Un tema importante sul quale riflettere, soprattutto appunto visto il periodo che stiamo affrontando, e che è sempre importante riflettere su questo tipo di tematiche, quindi su quello che ci circonda nel mondo. Sarebbe banale dire di non fare la guerra, insomma, di impegnarsi affinché anche, insomma, nelle scuole si possa sempre riflettere su questo tipo di argomenti e cercare di capire anche quali sono le cause, quali sono le dinamiche, e sicuramente impegnarsi per poter evitare non solo, insomma, quelle che sono le grandi guerre, ma anche quelli che sono i conflitti che possono generarsi tra studenti, tra persone nella vita di tutti i giorni. Un incontro molto importante, soprattutto perché si rivolge alle scuole, ai giovani, che sono il motore del nostro futuro. Ricordare che cosa è stata la resistenza, i valori della pace, il rispetto dell'uomo rispetto all'altro uomo, evitare le guerre, sono temi di grande attualità che vanno affrontati e ricordati ai nostri ragazzi. Abbiamo apprezzato i loro lavori, la loro intensità, e su questo bisogna ringraziare tutti gli organizzatori, le scuole, le dirigenze scolastiche e tutti coloro che hanno collaborato. Roccaraso si ospiterà sempre per il valore storico che porta in sé. Ricordiamo l'eccidio di Limari, ricordiamo quanto siamo sensibili a questi temi, saremo sempre disponibili a ospitare questi eventi. Una sala gremita da tutte le scuole, da Lanciano, da Palina, veramente una grande partecipazione, lavori importanti, hanno ascoltato in silenzio, e questo ci fa solo che ben sperare per il futuro, ragazzi seri che hanno capito l'importanza dei temi affrontati.